io sto portando avanti un lavoro con la Regione Lazio di un libro che si chiama Le eccellenze creative del fumetto e dell'illustrazione di Roma e del Lazio, di cui quest'anno proprio qui a Civita abbiamo presentato il secondo volume. E il secondo motivo è Luca Raffaelli, nel senso che lui stesso poi è il direttore culturale dell'ARF Festival e è uno scambio di contenuti, diciamo, perché come lui porta dei suoi contenuti all'interno della nostra manifestazione, noi portiamo dei nostri contenuti, come la performance che abbiamo fatto poco fa, all'interno della sua manifestazione. Se il grande ospite è un autore di fumetti, sembra tutto molto più orientato verso il fumetto. Se il grande ospite è un regista, un animatore famoso, sembra tutto orientato verso l'animazione. In realtà io credo che Luca cerca di lavorare su una formula che bilancia entrambi gli aspetti e li mette a confronto uno con l'altro. Quello è uno delle cose più carine che io trovo di questo festival. Tra l'altro ARF e la Città Incantata hanno la stessa età, e tutti e due nati nel 2015, seconda edizione 2016, terza edizione 2017. Ad ARF è un festival che praticamente ha voluto tentare una formula, qualcosa che come concept si riguarda al passato, come poteva essere la Lucca di 30 anni fa, però poi con il gusto moderno, insomma, di quello che è il mercato dei fumetti di oggi. E io saluto per il terzo anno e la Città Incantata, che continua gentilmente tutti gli anni a invitarmi come ospite. Quindi ringraziamo la Regione Lazio, il progetto ABC, e Lazio Innova, tutti quegli organi che lavorano intorno alla costruzione di queste manifestazioni, e ci vediamo alla Città Incantata 2018.